Buongiorno a tutti e benvenuti alle scolaresche che sicuramente avranno partecipato anche alle altre edizioni di questo Lector in Fabula. E diamo questa volta, per questa edizione, il benvenuto ad un ospite che vanta con molta umiltà e molta semplicità anche amicizie e contatti non solo di lavoro ma anche amicali con persone molto importanti. La persona che abbiamo qui con noi è Silvano Fuso. Silvano Fuso è un fisico, è un chimico, autore di numerosi libri di successo e una delle punte di diamante del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo sulle Affermazioni delle Pseudoscienze, una specie di Ghostbusters per la verità, è uno dei più noti divulgatori scientifici italiani. Poco prima chiedevo al professor Fuso se avesse collaborato con Piero Angela e lui mi diceva che come collaboratore per il CICAP sì, ma anche dal punto di vista umano con Piero Angela, che è forse il massimo divulgatore, soprattutto capace di portare argomenti complessi, ed è uno degli argomenti proprio di questo libro, capace di portare al grosso pubblico la serenità nella affermazione o contestazione di certe scelte in campo scientifico. Proprio il libro di cui parliamo oggi si chiama Pinocchio e la scienza, come difendersi da false credenze e bufale scientifiche, quelle che noi adesso chiamiamo anche fake news, perché si diffondono in tanti settori che non sono solo quelli scientifici, ma che il professore preferisce chiamare con un altro nome, che è quello di information disorder. Sì. E perché? Si parla Ma di sì, se vogliamo, appunto, è un termine più allargato che include tante forme di disinformazione, comprese quelle che appunto solitamente si chiamano fake news o bufale. Ecco, queste bufale sono raccolte con un lungo catalogo che va veramente dall'età della pietra, possiamo dirlo, fino ad un certo punto. Il libro è la riedizione di un testo che ha avuto molto successo e che è stato pubblicato, possiamo andare avanti con la slide, che è stato pubblicato nel 2006 sempre da Dedalo. Se andiamo avanti con la slide. Ecco qua, queste sono le due copertine, 2006-2024, Pinocchio è sempre lo stesso, solo che nella seconda edizione c'è Einstein e quindi c'è un supporto maggiore delle scienze nel confutare quelle famose cose in cui noi diciamo non è vero ma ci credo, o è vero e ci credo e come. Come è strutturato questo libro? Sì, dunque intanto volevo dare il benvenuto a tutti i ragazzi che vedo così numerosi e grazie a Lucia per moderarmi e un grazie agli organizzatori per questo invito che ho accettato molto volentieri. A me fa particolarmente piacere rivolgermi ai ragazzi un po' per deformazione professionale, perché io ho insegnato per più di 30 anni, per cui insomma buona parte della mia vita l'ho vissuta proprio a contatto con i ragazzi, e devo dire che io ho sempre imparato molto dai ragazzi. Io spero di aver trasmesso qualcosina anche a loro, però sicuramente i ragazzi mi hanno dato tanto, quindi sono contento che stamattina il pubblico sia di ragazzi. Dunque, come diceva Lucia, il libro di cui chiacchieriamo stamattina era uscito nel 2006, quindi 18 anni fa. 18 anni non sono pochi, no? Le cose cambiano parecchio. E quindi in qualche modo inevitabile che io allora abbia affrontato nel libro delle tematiche che all'epoca erano piuttosto di attualità, piuttosto popolari, erano argomenti di cui si parlava parecchio. A distanza di 18 anni magari alcuni contenuti non sono così attuali come lo erano appunto nel 2006.
Però, come ho cercato di scrivere nella premessa a questa nuova edizione, al di là dei contenuti, quello che io ritengo estremamente attuale è il tipo di approccio che noi dobbiamo, in qualche modo dovremmo continuare ad avere nei confronti di tutte le notizie sensazionalistiche, eclatanti, no? di cui quotidianamente veniamo a conoscenza. Io mi sono concentrato ovviamente anche a causa della mia formazione su argomenti legati in qualche modo alla scienza, all'ambito scientifico, però il discorso lo si può allargare a qualsiasi ambito, ambito politico, ambito giornalistico, per cui detto proprio in maniera estremamente sintetica, il messaggio che io ho voluto trasmettere attraverso questo libro, sia 18 anni fa sia oggi, è appunto la necessità di sviluppare quello che si chiama senso critico. Noi non dobbiamo mai accettare passivamente tutto quello che ci arriva attraverso i vari canali dell'informazione, ma ogni cosa la dobbiamo appunto affrontare con spirito critico. Spirito critico non significa incredulità a priori, perché l'incredulità a priori è anch'essa una forma di irrazionalità, no? Se uno dice io non credo a niente, beh, fa poca strada, quindi è un atteggiamento pregiudiziale, sicuramente irrazionale. Spirito critico significa semplicemente una cosa, cioè prima di accettare per vere certe affermazioni, è doveroso pretendere delle adeguate pezze giustificative. Cioè, ci sono validi motivi per credere ad una determinata affermazione? Se ci sono, bene, accettiamo i contenuti dell'affermazione. Se invece queste pezze giustificative non ci sono, o sono estremamente deboli, se, insomma, assomigliano un po' ad arrampicature sugli specchi, ma non solo è legittimo, ma è doveroso un sano scetticismo. Questo, se ci pensate un attimo, è proprio il modus operandi della scienza. La scienza per sua natura no, pretende che qualsiasi affermazione sia fondata su dimostrazioni, su prove concrete, su appunto pezze giustificative degne di questo nome. E infatti, se noi vediamo la prossima slide, vediamo che l'indice è un indice ricchissimo che spazia in tutti gli argomenti, luoghi misteriosi, questi luoghi misteriosi che possono essere appunto Coral Castle, che si trova negli Stati Uniti, ma molto più facilmente le statue delle isole di Pasqua, oppure vediamo le paure tecnologiche, cioè i grandi temi che sono quelli odierni, l'elettrosmog, l'uranio impoverito. Questa parte ha bisogno forse di essere, diciamo, implementata e arricchita con quelle che sono le nuove scoperte e le nuove affermazioni proprio in campo scientifico. Ma abbiamo di tutto, fate, gnomi, abbiamo credenze tragiche come quelle appunto sulla stregoneria, abbiamo la New Age, abbiamo le mode, abbiamo le realtà parallele, il paranormale, in tutte queste, in tutti questi temi che veramente non sono solo esclusivamente di natura scientifica. E io confesso che quando ho cominciato a leggere il libro pensavo di trovarmi di fronte solo ad una sezione di information disorder, chiamiamolo così più accuratamente, mentre invece ho visto che il tema affronta, il libro affronta un tema più generale, cioè il tema del consenso, quanto sono disposto a farmi manipolare, perché e perché sono così diffidente, e questa è la domanda degli ultimi anni, perché sono così diffidente verso le scienze e i divulgatori di scienza. Sì, sì, questo è proprio il punto fondamentale. C'è un principio, no, al quale chiunque si occupi, diciamo, da un punto di vista razionale di tutte queste tematiche, che deve costantemente essere adottato.
Il principio è questo: affermazioni straordinarie richiedono prove altrettanto straordinarie. Non so se ci avete mai ragionato sopra. Allora, non so, se io vi dico, io sono genovese, se io vi dico a casa mia a Genova ho un cane, ma penso che nessuno di voi abbia difficoltà a credermi, no? Perché tutto sommato possedere un cane è una cosa comune, no? Non c'è bisogno, no, di tante dimostrazioni per essere creduti di essere proprietari di un cane. Se io viceversa vi dico a casa mia a Genova ho un unicorno, penso che qualcuno di voi avanzerebbe giustamente qualche dubbio e sarebbe pienamente legittimato a dirmi: va bene, tu ci dici di avere un unicorno, dimostracelo, cioè portaci delle prove, no, del fatto che tu possegga un unicorno. No, non so se mi spiego, no? Quindi tanto più eclatanti sono certe affermazioni e tanto più solide devono essere le prove a favore di questa affermazione. Come potete vedere appunto nell'indice, è scritto un po' piccolo ma spero che forse qualcosa si riesca a leggere, io nel libro mi sono occupato di presunti fenomeni che, se fossero veri, rivoluzionerebbero completamente le nostre conoscenze. No, prima Lucia parlava del paranormale. Cos'è il paranormale, no? O il presunto, meglio, paranormale? Sarebbe l'insieme di tutti quei fenomeni, no, che la scienza non riuscirebbe a spiegare e che includerebbe tutta una serie di presunti poteri, quali la telepatia, la psicocinesi, la chiaroveggenza. No? Sapete che ci sono persone che, più o meno in buona fede, sostengono di avere questi poteri. Ripeto, se questi poteri fossero autentici, noi dovremmo rivedere completamente tutte le nostre conoscenze scientifiche, perché sarebbe una vera rivoluzione concettuale. Per cui, quando si affronta lo studio di questi presunti fenomeni, bisogna adottare proprio il principio di cui parlavo prima, cioè non ci si può accontentare del sentito dire, no, di testimonianze così abbastanza superficiali, bisogna intensificare i controlli, cioè predisporre, no, delle strategie che evitino prima di tutto l'inganno, perché purtroppo sono argomenti sui quali spesso e volentieri ci sono degli imbroglioni, no, che usando trucchi vogliono cercare di gabbare il prossimo facendogli credere cose che non sono. Quindi bisogna appunto sforzarsi di adottare tutte le strategie di controllo per evitare appunto di essere ingannati o semplicemente di cadere vittime di illusioni. In uno dei primi capitoli, proprio il primo capitolo, no, io l'ho dedicato agli scherzi della mente. Noi ci fidiamo moltissimo, no, della nostra mente, è l'unico strumento che abbiamo, quindi in qualche modo ci fidiamo. Però dobbiamo essere consapevoli del fatto che la nostra mente spesso e volentieri ci inganna, ci autoinganna. Cioè spesso noi ci costruiamo delle nostre convinzioni che sono però illusorie, perché sono frutto proprio di questi meccanismi mentali che oramai i neuroscienziati, gli psicologi cognitivi conoscono bene, per cui è importante essere consapevoli, no, di questi limiti della nostra mente, proprio perché i primi, no, che facilmente potrebbero cascare vittima di inganni siamo proprio noi. Quindi dobbiamo adottare le strategie proprio per autoproteggerci da questi inganni che la nostra mente continuamente ci tende. Infatti il libro è ricchissimo di bibliografia e sitografia, dove ognuno, se vuole, e l'ho fatto anche io, può andare a controllare la falsa notizia e anche la sua confutazione. Parliamo di notizie, di conseguenza un punto molto importante è il ruolo che giocano i mezzi di comunicazione nel propagandare certe idee. E mi voglio riferire a un caso di cronaca
che fino a qualche mese fa veramente ha invaso, voi no, ma magari le vostre mamme, le zie e le nonne hanno seguito con molta attenzione sui programmi della televisivi della mattina e del pomeriggio il caso della veggente di Trevignano, che aveva queste misteriose visioni in cui tutti hanno creduto, in cui qualcuno ha ravvisato anche dei miracoli, e che è stata diffusa ad arte senza che ci fosse probabilmente un adeguato contraddittorio, ma solamente perché era qualcosa che faceva notizia, e lì è appunto il discorso che io ritorno a porle, cioè il consenso nella manipolazione, cioè perché io mi faccio suggestionare, mi faccio prendere e arrivo a credere a cose che poi non credo, non sono reali. Questo è un punto fondamentale che si riaggancia proprio alle ultime cose che dicevo, cioè alle caratteristiche della nostra mente che spesso ci autoinganna. Ma alla base di tutto fondamentalmente c'è il fatto che molta gente desidererebbe fortemente che alcune cose fossero reali. A chi è che non piacerebbe, ad esempio, comunicare con qualche nostro caro defunto? È chiaro che la perdita, non un lutto, è sempre una cosa traumatica. Ognuno di noi desidererebbe, no, rientrare in comunicazione con qualche defunto. E quindi capite perché ci sono persone senza scrupoli che sostengono di avere facoltà medianiche, come si dice, cioè di essere dei medium, di riuscire a stabilire contatti con l'aldilà, eccetera, eccetera. Anche le fedi religiose in qualche modo sono una forma, no, di autogratificazione, inducono sicurezza, per cui la speranza che qualche nostro consimile possa entrare in contatto diretto con una divinità o affini, come può essere la Madonna, eccetera, è una cosa che a molta gente piace, perché questo spiega come mai, no, molta gente è, diciamo, aperta nell'accettare determinate affermazioni che magari sono il frutto semplicemente o di inganno o di autoillusione. Io adesso non voglio criminalizzare la sedicente veggente, beh, magari nella sua testa lei crede anche in buona fede di vedere determinate cose, però questo non significa che queste visioni siano autentiche, siano genuine. E quindi torniamo sempre lì, no, alla necessità di adottare adeguati controlli. Per quanto riguarda la comunicazione, purtroppo, come ecco, Lucia... Infatti qui abbiamo proprio una slide. Sì, infatti, arrivavo lì. Dicevo, come Lucia anticipava, chi si occupa di comunicazione, molto spesso, purtroppo, non si preoccupa della correttezza della notizia che vuol comunicare, ma si occupa invece molto più prosaicamente di un altro aspetto, cioè che questa comunicazione faccia notizia, cioè faccia audience, susciti la curiosità del pubblico. Ovviamente alla base poi c'è un aspetto economico, perché insomma se un giornale pubblica cose che interessano molta gente, il giornale vende, se un sito pubblica determinate notizie che attirano tanti visitatori, il sito ci guadagna in pubblicità, eccetera, eccetera. Nella premessa appunto dell'edizione 2024 del libro io ho riportato questo brano, che è tratto da un libro che si intitola La conoscenza e i suoi nemici, scritto da un sociologo e politologo americano. E lui dice, lo leggo forte perché forse non so se nelle ultime righe, nelle ultime file lo riescono a leggere. Si dice, negli ultimi decenni la diffusione massiccia delle nuove tecnologie informatiche ha consentito a chiunque l'accesso a una quantità di informazioni senza precedenti. Come è stato amaramente osservato, il risultato però non è stato l'inizio di un nuovo illuminismo, ma il sorgere di un'età dell'incompetenza in cui una sorta di egualitarismo narcisistico e disinformato sembra avere la meglio sul tradizionale sapere consolidato,
Medici, professori, professionisti e specialisti di ogni tipo non sono più visti come le figure a cui affidarsi per un parere qualificato, ma come gli odiosi sostenitori di un sapere elitario e fondamentalmente inutile. Purtroppo queste sono considerazioni amare che trovano però riscontro nella nostra società. Noi abbiamo una fortuna incredibile perché nessuno di coloro che ci ha preceduto ha mai potuto usufruire di una possibilità di attingere a informazioni così capillari. Ognuno di noi ha in tasca un cellulare, ci mettiamo lì in pochissimi secondi, otteniamo qualsiasi tipo di informazione. Cioè, prima per ottenere le stesse informazioni perlomeno ci voleva molto più tempo, non so, uno doveva andarsi a infilare in una biblioteca, scartabellare libroni su libroni. Oggi con pochi clic noi riusciamo ad avere tutte le informazioni che vogliamo, è una cosa meravigliosa. Però purtroppo, come ben sapete, in rete, oltre a informazioni attendibili, c'è anche tanta spazzatura, per cui, torniamo al discorso di prima, è sempre più necessario acquisire la capacità di distinguere le informazioni corrette dalle bufale, quindi è sempre più necessario esercitare un sano spirito critico, un sano scetticismo. Quello che l'autore appunto di questo brano sottolinea è una sorta di non solo diffidenza, ma addirittura di disprezzo nei confronti di coloro che invece sono effettivamente esperti di determinati settori. A sto mondo nessuno è tuttologo, cioè ognuno si specializza in una piccola porzione del sapere, no, e acquisisce una certa esperienza, una certa competenza. Purtroppo queste competenze, queste esperienze oramai sono quasi disprezzate. Ne abbiamo avuto una triste dimostrazione durante la pandemia da Covid. Purtroppo avevano quasi più credito dei ciarlatani che pontificavano sparando scemenze inaudite dal punto di vista medico, piuttosto che gente del mestiere, virologi, epidemiologi, cioè gente che aveva dedicato una vita magari a studiare determinate problematiche. E questa tendenza purtroppo è reale, lo riscontriamo abbastanza quotidianamente ed è ovviamente una tendenza estremamente pericolosa, perché poi induce molta gente ad adottare comportamenti che possono essere molto pericolosi per sé e per gli altri. Io direi di andare avanti con la prossima slide perché c'è esatto. L'autore della prima prefazione. Nel libro appunto uscito nel 2006 mi aveva scritto la prefazione Tullio Regge, che poi purtroppo ci ha lasciati nel 2014. Tullio Regge è stato uno dei più grandi fisici del Novecento, ma non solo a livello italiano, a livello veramente internazionale. Lui ha dato dei contributi originalissimi, ad esempio sulla teoria dei buchi neri, su tutta una serie di altre cose legate alla meccanica quantistica, eccetera, eccetera. E oltre che essere un grande scienziato, Tullio Regge era particolarmente sensibile proprio al problema della disinformazione scientifica. Lui stesso in prima persona proprio fu protagonista di diversi episodi in questo senso. E lui gentilmente appunto aveva accettato di scrivere la prefazione a questo libro. E un piccolo brano di questa prefazione dice: elemento comune di tutte queste false credenze, cioè quelle di cui io parlo nel libro, è una profonda ignoranza in fatto di scienza e una preoccupante e ingiustificata diffidenza nei confronti di essa. Quindi torniamo un po' al discorso che stavamo facendo, cioè questa diffidenza nei confronti di chi effettivamente ha le competenze per potersi esprimere in maniera attendibile su certe tematiche. E questo è un problema molto importante. Quando Tullio Regge parla di profonda ignoranza in fatto di scienza, è bene specificare una cosa. È chiaro che non tutti
devono essere necessariamente scienziati. Ci mancherebbe altro, cioè a sto mondo non c'è bisogno solo di scienziati, c'è bisogno di mille altre figure professionali. Quindi, per quanto riguarda i contenuti, è chiaro che non è pensabile che tutti, no, raggiungano livelli di conoscenza scientifica elevata, però c'è una cosa che dovrebbe essere patrimonio comune di tutti, è sapere come funziona la scienza. Questo al di là dei contenuti specifici che sono caratteristica di ogni disciplina, no? La chimica, la fisica, la biologia, però il metodo scientifico, cioè l'approccio che le varie discipline scientifiche utilizzano nell'affrontare la realtà, dovrebbe essere conosciuto da tutti, indipendentemente dal mestiere che fa, anche, non so, un avvocato, un magistrato, un letterato, però dovrebbe avere quel minimo di rudimenti che gli consentano di conoscere come agisce la scienza. E il metodo scientifico, poi, tutto sommato, non è così complesso da acquisire, perché si rifà a quello che dicevamo prima, sostanzialmente in campo scientifico, prima di accettare una determinata affermazione bisogna presentare prove adeguate. È un principio semplicissimo che però raramente viene adottato. Ce ne rendiamo conto appunto anche dai fatti di cronaca, tipo quelli che venivano ricordati o tanti altri. Quindi ci sarebbe veramente bisogno, no, di una maggiore alfabetizzazione proprio scientifica per quanto riguarda il metodo, la metodologia della scienza. E ripeto, sono contento che stamattina appunto abbiamo di fronte i ragazzi, perché sono cose che si dovrebbero proprio imparare a scuola. Piero Angela, di cui accennavamo prima, amava dire una cosa che, ahimè, è ancora vera oggi. Lui diceva: la scuola italiana insegna le scienze, ma non insegna la scienza. Nel senso che a scuola noi studiamo la chimica, la fisica, la biologia, eccetera. Però raramente, a livello scolastico, viene dato spazio adeguato proprio a quello che è il metodo scientifico, che è comune a tutte le discipline scientifiche. Quindi su questo io sono particolarmente sensibile e ritengo ci sia veramente tanto da lavorare. Il metodo scientifico noi lo ritroviamo non solo nelle discipline scientifiche, ma lo ritroviamo anche nelle discipline classiche. E faccio a questo punto una piccola incursione sia in campo filosofico sia nel campo della letteratura latina. Comincerei proprio da questo, cioè quando Plinio nella Naturalis in Storia ci racconta di uomini con tre gambe che camminano rotolandosi, di strani personaggi, e ammette candidamente di non avere verificato, però se ne parla ed è vero. Quando Livio nei suoi volumi Ab Urbe Condita propone le leggende sull'origine di Roma e candidamente confessa di non avere avuto nessuna verifica, però è bene che ci sia, allora vuol dire che è un vizio ab origine, cioè che non è un qualcosa, un'ignoranza che nasce ora, ma che è una forma mentis. Assolutamente, sì, nel mondo classico ci sono tanti esempi. Mi viene in mente una frase di Cicerone, la dico in italiano perché io conosco poco il latino e rischierei di fare figuracce. Però questa frase di Cicerone dice: dubitando arriviamo alla verità. Il dubbio è fondamentale ed è proprio la molla che fa andare avanti le conoscenze, non solo scientifiche ma di qualsiasi altro ambito. Cioè chi crede di avere la verità in tasca fa poca strada, no? Perché si accontenta di quello che sa, non si sforza ulteriormente di migliorare le proprie conoscenze. Invece il dubbio, anche Cartesio, no, parlava di dubbio metodico, eccetera, eccetera, il dubbio ci porta continuamente, no, ad affinare, a migliorare le nostre conoscenze. E tornando al discorso della scienza, la scienza per sua natura si evolve continuamente. No, se noi guardiamo la storia della scienza,
è un processo di evoluzione continua, la scienza non è mai uguale a se stessa, la fisica, la chimica che studiate oggi a scuola è diversa da quella che studiavano i nostri nonni e sicuramente sarà diversa da quella che studieranno i vostri nipoti, proprio perché c'è questa evoluzione continua legata proprio all'esercizio sistematico del dubbio, cioè noi non ci dobbiamo mai accontentare, non ci dobbiamo mai cristallizzare sulle conoscenze acquisite, perché sicuramente c'è sempre qualche cosa di nuovo da scoprire, qualche cosa di nuovo da conoscere, e quindi l'esercizio sistematico del dubbio porta a un progressivo miglioramento delle nostre conoscenze. Professore, vorrei che commentasse questa slide che lei ha preparato sulla distopia, sul futuro distopico. Sì. Se possiamo andare avanti. Ecco, sì, io recentemente, non lo conoscevo, sono sincero, recentemente sono venuto a conoscenza di questo libro che era uscito nel 1986, quindi non è un libro nuovo, è un libro piuttosto vecchiotto. Ma all'interno di questo libro ci sono delle considerazioni che io ho trovato estremamente interessanti. Voi sapete cosa vuol dire distopia, giusto? Possiamo dare per scontato che cosa significhi distopia? Forza, chi vuole dare una definizione? Quella qualcuno se la sente, insieme, così dai, facciamo intervenire un po' anche i ragazzi, che è la cosa più interessante. Magari mettiamo già la prossima slide. E poi le colleghiamo queste due. Chi è che se la sente di definire che cos'è una distopia? Poi la correggiamo insieme. Forse si sono bloccate le slide. Sono bloccate? Oh, mannaggia. Eccole. Eccole qua. Sì, mettiamole pure tutte così. Allora, distopia, chi è che se la sente? Di spiegare. Com'è? Allora, è una visione del mondo però negativa. No, si contrappone a utopia, no? L'utopia in genere è qualche cosa di bello, cioè letteralmente vuol dire il luogo che non c'è, no? Utopia. Però in genere utopia è inteso in senso positivo, cioè ci si immagina un futuro, una società ottimale, dove le cose vanno bene, eccetera, eccetera. Distopia è il contrario, cioè ci si immagina qualche cosa dove le cose vanno male, dove c'è un clima opprimente, eccetera, eccetera. Noi nel Novecento abbiamo avuto due importanti autori, no, che si sono cimentati in queste previsioni più o meno catastrofiche del futuro, che sono state George Orwell da una parte e Aldous Huxley dall'altra. Sono nomi che penso conoscerete, no? Orwell è quello di 1984, no, il Grande Fratello, eccetera, eccetera. Huxley invece ha scritto un'opera, diciamo, per la quale è diventato famoso, che si intitola Il Nuovo Mondo. E nel libro che citavamo prima, l'autore mette a confronto proprio i futuri, no, immaginati da questi due autori. Ad esempio, Orwell temeva chi voleva proibirci i libri. No, lui immagina una società in cui i libri vengono proibiti. Huxley, per contro, temeva che nessuno li avrebbe più letti senza bisogno di proibirli, che è ancora più inquietante se vogliamo, perché in una società, no, che non sente più il bisogno di leggere libri, non c'è neanche bisogno di proibirli i libri, perché intanto nessuno li legge, è triste, no, questa previsione. Poi ancora, Orwell temeva chi voleva limitarci l'informazione, Huxley temeva che ne avremmo avuta così tanta da rintontirci. È quello che dicevamo prima, ormai in rete, no, noi troviamo talmente tanta informazione che diventa veramente difficile orientarci, per cui rischiamo veramente di diventare, no, un po' rimbeciliti da questa marea di informazione che quotidianamente ci raggiunge. Poi ancora, Orwell temeva chi voleva nasconderci la verità. Huxley temeva che la verità sarebbe annegata in un mare di irrilevanza. E questo è un rischio che stiamo veramente correndo nella nostra società, no? Perché anche l'informazione sta abbassando
progressivamente proprio il livello di qualità, no? Si parla magari di stupidaggini, di cose leggere ma che comunque attirano l'attenzione del pubblico, e tutto a discapito della qualità e della correttezza dell'informazione. Poi ancora, Orwell temeva chi voleva incatenare la cultura, Huxley temeva che la cultura sarebbe morta nella banalità. Anche questa è una triste considerazione. Infine, Orwell temeva chi ci avrebbe rovinati ciò che odiamo, cioè tutto ciò che ci fa paura, che ci crea inquietudine. Huxley invece temeva che ci avrebbe rovinati ciò che amiamo. Pensate, no, ognuno sia sincero con se stesso, mi ci metto anch'io perché sono cose che faccio anch'io. Pensate a quanto tempo perdiamo, no, quanto tempo perdiamo a volte con un cellulare in mano guardando scemenze, non so, su Facebook, su Instagram, su TikTok, eccetera. Sono cose che facciamo tutti, però se ci ragioniamo un attimo, è proprio, no, l'ultimo punto preconizzato da Huxley, cioè rischiamo di rovinarci nella banalità, cioè occupandoci magari di cose che lì per lì ci divertono, no? Ci creano così un po' di disvago momentaneo, però tutto sommato poi non ci danno niente, addirittura ci trasmettono delle informazioni, dei contenuti assolutamente privi di fondatezza. Quindi ragioniamoci un po' su queste cose, no? Huxley era stato estremamente lungimirante nel fare queste sue precognizioni distopiche, perché ahimè, no, ci sono molti indizi che mostrano che effettivamente queste previsioni si stanno via via verificando realmente nella nostra società, nel nostro modo di vivere. Prima di andare avanti e di proporvi un gioco che poi proporremo a chi avrà per protagonista il professor Fuso, io vorrei sapere se possiamo fare già un primo giro di domande, se ci sono dei chiarimenti che volete, se volete approfondire qualche affermazione, perché ne abbiamo dette di cose, ne abbiamo messa di carne a cuocere. Niente? Coraggio, dai ragazzi, mi piacerebbe, dai, appunto interagire un po' di più con voi, quindi perché qualcuno, se no ce la cantiamo e ce la suoniamo noi due, insomma. Qualcuno che rompa il ghiaccio, dai, so che l'inizio è sempre più difficile, poi ci si scalda e diventa più facile. Insomma, carne al fuoco ne abbiamo buttata un po', no? Per cui penso che ci siano spunti sui quali si possa discutere. Magari anche qualcuno dei docenti che ha accompagnato, certo, le, certo, classi, anche su qualche argomento di cui si è, ovviamente, parlato. Io vi ho detto come vedo le cose io. Non è oro colato, no? Dovete esercitare lo spirito critico, ovviamente anche nei confronti di quello che vi dico io. Quindi se c'è qualcuno magari che ha idee diverse, ben venga un confronto, diventa più stimolante l'incontro. Prego, prego. Voi mica così ti sento? Sì, mi sei vicino, no, 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 prego. Ti sento in fondo, ho paura che se no non si. Anche. Voglio appunto soprattutto soffermarmi su questa cosa della distopia, sì, perché sto pensando a questa idea e volevo capire se lei è d'accordo. Sul fatto praticamente che non c'è qualcosa di più giusto o più sbagliato, ma alla fine è sempre una scelta di adattarsi al contesto. Quindi magari queste due visioni, per esempio la prima frase del Orwell che temeva i libri che potessero essere proibiti, o il fatto che i libri poi non vengono più utilizzati, alla fine è sempre una cosa in base al contesto che si crea. E quindi il prendere scelte, questa cosa qui, questo fenomeno. Quindi, per esempio, potrebbe avverarsi ciò che ha detto Orwell, o si sta avverando quello che ha detto Huxley. E quindi, secondo lei, cosa potremmo invece fare per combattere, fare in modo che ci sia un certo equilibrio? E quindi leggere i libri che non vengano proibiti, ma che allo stesso tempo non siano banali, come primo spunto, poi non so. Cioè, se quindi puoi aiutarmi a trovare questa via. Ti chiami? Franco. Franco. Allora, grazie a Franco per il suo intervento e un applauso se lo merita. Quantomeno perché ha rotto il ghiaccio. Ha avuto il coraggio di rompere il ghiaccio, no? Quindi se lo merita tutto l'applauso.
Dunque, allora, spero di aver capito bene la tua osservazione. Cioè, tu dici giustamente, come facciamo a stabilire, no, una gerarchia di valori? Cioè, voglio dire, ci sono tanti modi di vivere a sto mondo. Chi dice, no, che un modo sia migliore di un altro? Non so se ho interpretato bene. Ma questo è sicuramente vero, cioè non esiste un unico modello, non esiste un unico modo di vivere. Però noi possiamo forse valutare certe scelte in base alle conseguenze che queste scelte producono. Parlavo prima della pandemia, no, da coronavirus. Qualcuno ha detto che è stato un enorme esperimento, no, a livello planetario, proprio per quanto riguarda la comunicazione, la psicologia, eccetera. È vero che ci sono stati questi aspetti sicuramente interessanti. Ne abbiamo sentite dire di tutti i colori, perché da una parte c'era la comunità medica che diceva la sua, ovviamente partendo da un livello di conoscenza pressoché nullo, perché era un fenomeno che non si era mai verificato, per cui anche la comunità medica ha dovuto in qualche modo, no, approfondire le cose, cercare di dare delle risposte alle domande che la società dava. Quindi da un lato c'era la comunità medica. Dall'altra, come accennavo prima, c'era una stuola di sedicenti esperti, no, che pur non avendo alcuna competenza medica, sparavano le loro cretinate così, senza avere nessuna motivazione seria per spararle. E ne abbiamo sentite di tutti i colori, perché ad esempio i rimedi, no, che venivano proposti erano veramente allucinanti, no? Si parlava addirittura di quello che era un vermicida per animali che secondo qualcuno avrebbe consentito, no, di guarire dal Covid, cose pazzesche. Tornando alla domanda di Franco, no, a priori possono essere legittimi tutti e due gli approcci, però, siccome dicevo io, bisogna guardare le conseguenze che queste scelte hanno. Ora, chi ha seguito le affermazioni dei ciarlatani, ahimè, è finito all'altro mondo. Chi ha seguito le indicazioni della comunità medica ha sicuramente avuto una maggiore probabilità di salvarsi la vita. Poi avete visto, la comunità medica nel giro di pochi mesi è riuscita a mettere a punto un vaccino che ha contribuito a salvare milioni e milioni di vite umane. Quindi è vero che a priori non c'è un modo giusto e un modo sbagliato di effettuare certe scelte, però in base ai risultati che queste scelte producono si può poi dare un giudizio, no, di validità o meno di determinate scelte. L'approccio scientifico non è che sia da preferire agli altri per atto di fede, secondo me è da preferire agli altri proprio per i risultati che consente di ottenere, risultati che altri approcci non hanno mai consentito di raggiungere. Se noi guardiamo alla storia del pensiero umano, no, ci sono stati vari modi di interpretare la realtà. Il più antico, se vogliamo, è quello che possiamo chiamare mitico-teologico. Non so, pensate alla mitologia greca, bellissima, no, dal punto di vista poetico. Cioè, ogni fenomeno veniva interpretato come azione di qualche divinità. Quindi a livello poetico è una cosa straordinaria. Però lasciava un po' il tempo che trovava, nel senso che questo approccio non consentiva poi di fare scelte che avessero dei risultati validi. Poi c'è stato l'approccio filosofico, che è stato sicuramente un approccio, diciamo, più avanzato rispetto a quello mitico-teologico. Però anche nell'approccio filosofico non si andava mai oltre quella che era l'opinione, tant'è vero che ci sono stati filosofi diversi che hanno espresso visioni del mondo, a volte anche diametralmente opposte. Quando finalmente, no, è nato l'approccio scientifico, no, l'approccio sperimentale, chiamiamolo come vogliamo, si è riusciti proprio a superare le opinioni individuali, cioè ad ottenere affermazioni sulle quali si era tutti d'accordo.
proprio perché c'era un riscontro pratico, cioè quando si fa una certa affermazione suffragata, diciamo, su argomentazioni scientifiche, c'è poco da, diciamo, da opporre la propria opinione. Cioè, se le cose sono così, cioè, i fatti non si discutono. Le opinioni possono essere legittime su altri ambiti sui quali non c'è la possibilità, diciamo, di arrivare ad un'opinione condivisa. Però di fronte a un fatto l'opinione ha scarso valore. Quindi, ripeto, non è che noi dobbiamo accettare l'approccio scientifico per chissà quale ragione, ma semplicemente perché ci consente di ottenere dei risultati che altri tipi di approccio non ci consentono di avere. Se ci ragioniamo un attimo, no, poi lo smetto, perché mi sto dilungando un pochino. L'unica tecnologia degna di questo nome, cioè l'unica tecnologia che funziona, è quella basata sulla scienza. Non esiste, ad esempio, una tecnologia magica. Non so, se io devo andare da Conversano a Genova, non prendo il tappeto volante, prendo l'aereo. L'aereo si basa sui principi della fluidodinamica, della meccanica, della chimica per quanto riguarda la combustione del carburante, eccetera, eccetera. Quindi una tecnologia basata sulla scienza funziona e mi consente in poco più di un'ora di andare a Genova. La magia può essere affascinante a livello così di narrazione, però poi non ha un riscontro nella realtà. I tappeti magici esistono soltanto nelle favole, non so se mi spiego. Le donne segate a metà sono solo giochi di illusionismo, infatti certo, molti illusionisti certo. Collaborano col CICAP o con questi centri sparsi un po' in tutto il mondo certo. Per smascherare questi sedicenti maghi, mirabolanti, guaritori, eccetera. Assolutamente, la ringrazio per l'osservazione perché è una cosa a cui tengo molto. Io sono molto amico di tanti illusionisti, io stesso faccio parte di un club illusionistico genovese. Cioè, l'illusionismo è una bellissima disciplina, però è una disciplina assolutamente onesta, nel senso che voi non incontrerete mai un illusionista che vi dice, no, di avere poteri paranormali, poteri sovrannaturali. Gli illusionisti molto onestamente vi dicono: usiamo i trucchi. Però sono trucchi talmente elaborati, talmente ingegnosi, che vi fanno apparire la realtà diversa da quella che è. Perché è importante il ruolo degli illusionisti quando si studiano appunto questi presunti fenomeni paranormali, eccetera? Proprio perché gli illusionisti conoscono bene i trucchi. Gli scienziati a volte no. Infatti ci sono stati scienziati anche illustri, bravissimi nel loro settore di competenza, che sono stati presi per i fondelli, scusate l'espressione, da ciarlatani, che usavano trucchi che i poveri scienziati non conoscevano, per cui certi poveri scienziati sono stati messi nel sacco. Quindi il ruolo degli illusionisti è molto importante, perché ovviamente loro conoscono bene i trucchi del mestiere, quindi riescono a capire quando alcuni, no, ciarlatani utilizzano trucchi per far apparire cose che in realtà non esistono. Adesso facciamo quel gioco che avevo promesso. Se possiamo andare avanti con le slide. Allora, queste sono alcune delle illustrazioni del libro a cura di Andrea Minio e Lavinia Casaletto. Allora, qui dice, è una seduta spiritica, esperienza extracorporea? L'ho interpretata invece un po' diversamente, mi scusi Lucia. Allora, io l'ho interpretata, cioè quel signore che evidentemente è stato trascinato controvoglia dalla moglie, presumibilmente, a prendere il tè, no, e a fare salotto con altri amici. E questo signore mi sembra che si stia rompendo solennemente le scatole. Allora, lui immagina invece di fare quello che gli piacerebbe fare, cioè starsene bello tranquillo a guardare la televisione, e quindi, no, esperienza extracorporea in questo senso.
che lui immagina, no, di fare qualche cosa che piace a lui invece di sorbirsi. Perché un altro problema è proprio quello della bilocazione che viene. Sì, allora questa è una vignetta umoristica, poi sono stati molto bravi questi due vignettisti. Cioè, ogni capitolo del mio libro è arricchito appunto con una vignetta che ricorda in qualche modo i contenuti del capitolo. In questo capitolo, fra le altre cose, io parlo di quelle che si chiamano esperienze fuori dal corpo, no? Out of body experience, come si dice. Ci sono testimonianze che vanno prese seriamente, perché appunto sono testimonianze che provengono da più parti e in qualche modo coincidono nella loro descrizione, di persone che in particolari situazioni, di solito in presenza di gravi malattie o addirittura in presenza di interventi chirurgici, ha avuto la sensazione di fuoriuscire dal proprio corpo e di vedere il proprio corpo da un altro punto di vista esterno, ad esempio dall'alto. C'è gente che racconta appunto di essersi vista stesa sul lettino della sala operatoria. Quindi sono descrizioni che coincidono nei loro contenuti, provenienti da varie persone, che è giusto prendere in considerazione. Ora, qualcuno interpreta questi fenomeni in chiave paranormale, no? Parlando di corpo astrale che si distaccherebbe dal corpo fisico, eccetera, eccetera. Quindi creando, diciamo, una sorta di mitologia su queste fenomenologie. In realtà i neuroscienziati seri, no? Che si sono occupati di queste tematiche ne hanno dato una interpretazione completamente diversa. Queste sensazioni sono prodotte dal nostro cervello quando si trova in stati di stress particolarmente forte. Tant'è vero che operando con opportune procedure, questi neuroscienziati sono stati addirittura in grado di indurre artificialmente queste sensazioni. Quindi non c'è nulla di paranormale, non c'è nulla di sovrannaturale, ma è un autoinganno, se vogliamo, che il nostro cervello ci procura quando noi ci troviamo in determinate situazioni. Addirittura sensazioni simili sono state raccontate da piloti di aerei supersonici quando sono sottoposti ad accelerazioni violente che superano di gran lunga quella che è l'accelerazione di gravità. Quindi queste condizioni estreme inducono il nostro cervello a crearci queste sensazioni illusorie, no, di separazione dal nostro corpo. Invece questa vignetta, secondo voi, c'è un veggente, la sfera di cristallo con la neve che cade, e la frase è la sfera dice che a Venezia nevicherà. Quindi a cosa possiamo fare riferimento con questa vignetta? A niente. Sveglia. Dai ragazzi, forza. Dai. Cosa può essere? Quando appunto i maghi prevedono delle cose che sono ovvie, banali, ci sono delle tecniche, come si chiamano? Ma assolutamente, ci sono delle tecniche banali che però sono efficaci, perché magari chi non ne ha mai sentito parlare si convince, no, che questi sedicenti sensitivi abbiano effettivamente la capacità di prevedere il futuro. Beh, ce n'è una che è la più banale di tutti, che è la genericità delle affermazioni. Tecnicamente si chiama effetto Barnum, probabilmente qualcuno ne ha sentito parlare, esiste tuttora ed è esistito fin dalla metà dell'Ottocento, se ricordo bene, il circo Barnum. Barnum era un impresario circense americano che appunto mise in piedi questo circo famoso, e Barnum aveva come principio ispiratore dei propri spettacoli il seguente, cioè lui sosteneva che per creare un buon spettacolo bisognasse introdurre cose che soddisfacessero tutte le varie categorie di pubblico.
Per cui nei suoi spettacoli c'erano i clown che piacevano magari ai bambini, c'erano donnine poco vestite, diciamo, per piacere al pubblico maschile adulto, per contro c'erano giovanotti muscolosi poco vestiti anch'essi per piacere al pubblico femminile, eccetera. Quindi chiunque andasse a vedere quello spettacolo trovava qualche cosa che fosse di proprio gradimento. Ora, i sedicenti sensitivi, se ci fate caso, adottano una strategia simile, perché fanno affermazioni che gratificano il cliente, per cui chiunque, no, può trovare nelle proprie affermazioni qualche cosa che si adatta a se stesso e quindi prova l'illusione che questo sedicente sensitivo sappia cose che nessuno sa, ma in realtà sono cose che vanno bene per tutti. Se io dico a qualcuno, ah sì, tu mi sembri una persona abbastanza sicura, però secondo me più di una volta nella tua vita hai avuto dubbi, hai avuto incertezze, chi è che non si è trovato in questa situazione? Chiunque. Per cui queste affermazioni vanno bene per chiunque e danno l'illusione che il sedicente sensitivo conosca a fondo la persona che si trova di fronte. In realtà sono tecniche molto banali. Grande taumaturgo, grande taumaturgo che ha guarito la persona, però poi cosa gli troviamo gli dietro? Ha fatto crescere la coda. Gli ha fatto crescere la coda, quindi sti taumaturghi e ne abbiamo parlato a lungo. Ancora? Ecco, questo va spiegato perché non è così immediata la comprensione. Allora, la didascalia sotto dice, no, e veniamo ora a un classico caso di discesa apparente. Lì è un grafico che riguarda l'andamento economico di qualche azienda che, come vedete, è in discesa rapida. Allora, a cosa si riferisce? Dunque, si riferisce a quelle che si chiamano salite o discese stregate. Cioè, ci sono delle strade, ce ne sono diverse anche in Italia, ad esempio vicino ad Ariccia, in provincia di Roma. Taranto. Ce n'è anche qui in Puglia, perfetto, ce n'è una in Trentino vicino a Baselga di Pinè, quindi ce ne sono diverse sparse sia in Italia sia all'estero, in cui praticamente voi vedete quella che sembra una discesa, però ad esempio se voi versate dell'acqua, l'acqua anziché andare verso il basso, no, come dovrebbe andare, sembra scorrere verso l'alto. Analogamente se posate, non so, una palla sferica, la palla anziché andare apparentemente verso il basso sembra rotolare verso l'alto, quindi è una cosa che sembra violare palesemente la forza di gravità. In realtà queste discese o salite apparenti sono state studiate adeguatamente, addirittura c'è stato qualche anno fa una studentessa dell'Università di Padova che aveva fatto una tesi di laurea proprio su queste salite stregate, come vengono chiamate. Era una tesi di laurea in psicologia, proprio perché intervengono fenomeni che hanno a che fare con la psicologia, che hanno a che fare con la percezione della realtà. Per farla breve, le conformazioni proprio delle colline circostanti, della strada stessa, eccetera, ci creano una illusione ottica che ci fanno apparire in discesa la strada, ma in realtà questa strada è leggermente in salita, cioè noi la percepiamo come se fosse in discesa, ma in realtà è in salita. Questo spiega l'apparente anomalia del comportamento dell'acqua, della palla, eccetera, eccetera. Quindi, voi conoscete, penso, molte illusioni ottiche, no? Tipo, non so, i segmenti che sembrano di lunghezza diversa semplicemente perché hanno freccette alle loro estremità orientate in modo diverso. Anche queste salite anomale sono delle illusioni ottiche sostanzialmente che ci creano questa percezione illusoria della realtà. Quindi la vignetta si riferisce a questi luoghi strani. Vediamo un'altra vignetta. Questo qui. Un cavallo che fa un'addizione 2 più 2 è 4. Non male, ma alla sua età io ero molto più veloce. Perché questo cavallo? Dunque anche questo va spiegato, perché chiaramente la vignetta
di per sé dice poco. Allora, nel capitolo in questione io mi occupo di quelli che vengono a volte chiamati animali sapienti, cioè animali che dimostrerebbero delle capacità intellettive fuori della norma. In particolare all'inizio del Novecento in Germania c'era stato un cavallo che si chiamava Hans, veniva chiamato Clever Hans, cioè Hans il furbo, Hans l'intelligente, perché questo cavallo sembrava effettivamente avere la capacità non solo di contare, ma di fare anche delle semplici operazioni, ad esempio come 2 più 2 fa 4, eccetera, eccetera. Era un fenomeno veramente strabiliante, perché dunque questo cavallo comunicava semplicemente battendo uno zoccolo, per cui il suo proprietario gli faceva una domanda, ad esempio, non so, gli chiedeva quanto fa 2 più 2, e il cavallo batteva lo zoccolo 4 volte, dando il risultato corretto di una certa operazione. Chiaramente questo fenomeno attirò l'attenzione di molti studiosi, per cui venne creata proprio una commissione fatta da psicologi, esperti di comportamento animale, eccetera, che studiò a lungo questo fenomeno, perché apparentemente sembrava davvero inspiegabile. In realtà poi si scoprì, attraverso un lavoro proprio sperimentale non banale, cioè non fu facile scoprirlo, ma si scoprì che probabilmente in modo inconsapevole il proprietario dava dei segnali al cavallo, che il cavallo comunque aveva imparato a recepire, per cui quando lui cominciava a battere lo zoccolo, no, quando arrivava al numero giusto, quindi in questo caso 4, il proprietario probabilmente in modo inconsapevole dava un segnale che il cavallo interpretava come stop, per cui dopo i 4 colpi di zoccolo il cavallo si fermava. Quindi era una comunicazione fra proprietario e cavallo che portava a questi risultati. Quindi i conti, i calcoli, in realtà li faceva il proprietario che trasmetteva il risultato al cavallo. Una cosa per nulla banale, perché sicuramente questo cavallo aveva delle capacità, no, di comunicare col proprio proprietario fuori dal comune, però ovviamente questo caso non dimostrava che il cavallo fosse in grado di fare i conti, perché i conti li faceva il proprietario. Prova ne è che è stata fatta la controprova? È stata fatta la controprova più volte, cioè se il cavallo non vedeva il proprietario dava dei risultati totalmente casuali, che erano ben lontani dal risultato corretto. Però è un caso estremamente interessante questo. Quindi gli Yeti, Bigfoot, il mostro di Loch Ness, cioè tutti questi, l'unicorno famoso, però non diciamolo ai bambini, per favore, perché altrimenti... Se lo raccontiamo a livello di favola va bene tutto, no? Cioè la fantasia è una cosa... Ma ci credono, cioè nello Yeti, appunto nel mostro di Loch Ness, la gente ci crede? Allora, o perché dice, insomma, è una cosa curiosa, andiamo a vedere così? Ci sono entrambi i fattori. Allora, torniamo al discorso di prima, che spesso molta gente crede a determinate cose perché gli farebbe piacere che certe cose fossero reali, quindi c'è una spinta, diciamo, emotiva che porta a confondere i propri desideri con la realtà. Dicevo, questo però non vorrei che venisse interpretato male, perché la fantasia è una cosa meravigliosa, quindi nessuno vuol combattere la fantasia. Prova ne è che tanti grandissimi scienziati magari sono stati anche dei grandi appassionati di fantascienza o di letteratura fantastica, quindi non è che le due cose si escludano. L'importante è tenere ben distinto l'ambito della fantasia dall'ambito della realtà, cioè i problemi nascono quando si fa confusione, cioè quando si considerano reali cose che in realtà sono frutto della fantasia e viceversa. Però se si riescono a tenere separate le due cose, ben venga la fantasia, ben venga l'immaginazione, ma non solo, l'immaginazione è un componente fondamentale della ricerca scientifica. Tante scoperte grandiose sono state fatte proprio grazie alla immaginazione degli scienziati, che magari hanno immaginato mentalmente cose che poi sono
state in qualche modo ritrovate attraverso un riscontro sperimentale. Quindi non demonizziamo la fantasia, che è una cosa preziosa che dobbiamo coltivare. L'importante è tenere separata fantasia e realtà. Ci sono delle domande? Qualcuno vuole fare una domanda? Il professore? Prego, professore, prego, si avvicini, perché altrimenti... No, no, faccio io. Salve, ho sentito con molta attenzione le cose che lei ha detto e la ringrazio per il lavoro scientifico in profondità che lei sta facendo in tutti questi anni. Io seguo molto i fenomeni che lei ha illustrato e la devo ringraziare perché lei fa un'opera di chiarezza. Ci sono però alcuni aspetti su cui, diciamo, io approfondirei il pensiero, tra cui per esempio come lei spiegherebbe il fenomeno di Natuzza Evolo, sì. Dunque, personalmente non me ne sono mai occupato espressamente. C'è un caro amico pugliese, perché lui è di Taranto, che è uno psicologo, che ha approfondito parecchio il discorso Natuzza Evolo. Dunque, Natuzza Evolo, per chi non lo sapesse, era una veggente, diciamo, una persona considerata dai fedeli dotata di facoltà soprannaturali, e queste facoltà soprannaturali si sarebbero manifestate attraverso anche fenomeni fisici, ad esempio scritte sull'epidermide, no, che avrebbero rappresentato determinate comunicazioni di natura divina, eccetera, eccetera. Ora, studi diretti sulla persona non sono mai stati fatti, perché non è stato possibile farli. Cioè, magari qualcuno avrebbe voluto, ad esempio, se uno sostiene, no, che improvvisamente gli compare sulla pelle una scritta, la cosa che si potrebbe fare è piazzare una telecamera 24 ore su 24, no, sulla zona, per vedere in che modo questa scritta misteriosa compare. Però questi studi chiaramente non sono mai stati fatti, perché non è stato possibile farlo. Si rimane nell'ambito dell'interpretazione. Ad esempio, queste scritte sono state studiate adeguatamente e sono assolutamente compatibili con scritte create artificialmente. Nessuno vuole criminalizzare la persona che probabilmente credeva a fondo nelle cose che lei diceva. Però in questo caso, appunto, nascono dei meccanismi psicologici per cui una persona che crede fortemente in certe cose, poi al tempo stesso però bara, cioè interviene artificialmente per realizzare le cose che vorrebbe si realizzassero spontaneamente. Questo discorso vale anche per coloro che sostengono di avere le stimmate. C'è sempre un confine abbastanza labile, diciamo, no, fra buona e cattiva fede. Però, come dicevo prima, no, il principio ispiratore dovrebbe essere quello secondo il quale affermazioni straordinarie richiedono prove altrettanto straordinarie, e queste prove straordinarie purtroppo nessuno le ha mai presentate, perché non c'è mai stata una dimostrazione, no, che certificasse l'origine soprannaturale di questi fenomeni. Mentre le interpretazioni, diciamo, naturali sono piuttosto credibili, piuttosto fondate. Poi ripeto, a livello di fede individuale ognuno è libero di credere quello che vuole, però i fatti dicono questo. Ci sono altre domande? Prego. Prego. Io sono senz'altro d'accordo con lei, poi sono un fisico, quindi ci mancherebbe che non condivida queste cose. Però devo dire che all'epoca della pandemia e adesso con il problema climatico mi sono reso conto che c'è una fascia anche abbastanza consistente della popolazione per la quale il concetto è quello del rifiuto della verità. Del rifiuto, meglio, non parliamo di verità, perché per la scienza la verità non è mai assoluta ma è relativa a varie condizioni. Diciamo il rifiuto dei dati, il rifiuto dei fatti.
Io me ne sono reso conto perché nella mia giornata libera, io sono insegnante, parlavo con dei Novax, dei negazionisti, ancora oggi lo faccio con quelli del cambiamento climatico, e quindi, perché ritengo sia giusto comunque discutere, e gli portavo delle prove, per esempio dei grafici per il cambiamento climatico, i carotaggi che si fanno, da cui si vede che in pochi anni stiamo aumentando, tutte cose molto razionali. E loro avevano la tendenza a dirmi: ah sì, in effetti, sa, lei è professore di fisica, quindi so, le cose magari le conosce, quindi davano ragione. Salvo poi riprendere dopo 5 minuti su Facebook o su altri social, peggio di prima, a sostenere delle cose assolutamente incompatibili con i dati che pure avevano visto e anche condiviso qualche minuto prima. Questo è successo sia con la pandemia e sia anche con il cambiamento climatico, questi due grandi fenomeni. Allora io ho capito, ma a loro non interessa, allora è un problema identitario, un problema psicologico anche, cioè a loro non interessa dar ragione sui fatti. Quello che a loro interessa è un'altra cosa, cioè identificarsi in un gruppo sociale che dice no alla scienza perché preferiscono un'altra maniera di affermare la propria identità, all'interno di un gruppo ben delimitato in cui hanno anche un ruolo perché all'interno di questi gruppi è molto importante sostenere queste idee anche con virulenza a volte. Quindi io penso che questi fenomeni vadano indagati da un punto di vista psicologico e sociale. Prima ancora che, purtroppo, dovremmo insegnare nelle nostre scuole ad avere una passione per il dato, per il fatto, per la verità, vogliamo metterla fra virgolette, e spesso lasciamo stare questo aspetto invece ad altri che purtroppo approfittano del nostro bisogno di identità per affermare le loro opinioni. Grazie. Grazie a lei per questa osservazione. La ringrazio perché le cose che lei ha sottolineato sono fondamentali, cioè interviene l'aspetto emotivo che è sempre più forte di quello razionale. Parlavo prima di neuroscienziati, c'è Antonio Damasio che è un illustre neuroscienziato portoghese che ha fatto un'affermazione assolutamente condivisibile. Lui dice: noi non siamo macchine razionali che si emozionano, ma siamo macchine emotive che pensano. Nel senso che la nostra emotività è sempre più forte della nostra razionalità. Per cui se qualcuno in cuor suo, diciamo a livello intimo, ha una certa convinzione, rifiuterà qualsiasi tipo di dato pur di difendere e di conservare l'affermazione in cui crede. Questo lo si verifica in qualsiasi essere umano, anche esseri umani, diciamo, dotati sicuramente di facoltà intellettive elevate, però sono lo stesso vittime di questi fenomeni psicologici. Abbiamo avuto illustri premi Nobel che si sono incaponiti su determinate idee, smentite da montagne di fatti, e ciò nonostante, fino alla fine dei loro giorni, sono rimasti fedeli e incaponiti sulle loro convinzioni. Io qualche anno fa avevo scritto un libro proprio sugli strafalcioni dei Nobel, perché il premio Nobel non è un vaccino contro le castronerie. Anche chi è riuscito a dare contributi eccelsi in un determinato settore disciplinare non è immune, no, da cadere vittima di strafalcioni magari in altri settori disciplinari. Ci sono esempi numerosissimi che lo confermano. Comunque la ringrazio molto per l'osservazione. Dobbiamo concludere, però c'è prima questo breve gioco che avevo promesso con lei. Allora, facciamo un gioco, mi deve dire 3 buoni motivi per leggere il suo libro. Dunque, il primo motivo dovrebbe essere la curiosità, che non dovrebbe riguardare solo la lettura del mio libro, ma dovrebbe riguardare il mondo. Dovete essere curiosi, ma curiosi non di quello che fa privatamente il vostro compagno o la vostra compagna, ma curiosi della realtà che ci circonda. No, se ci pensate bene, la scienza nasce proprio dalla curiosità. Quindi, intesa in questo senso, la curiosità è un'ottima virtù, è la molla principale che spinge verso la conoscenza. Però me ne ha chiesto 3, quindi gliene devo dire altre 2. Perché no l'immaginazione? No, io prima
sottolineato il fatto che non è necessario demonizzare l'immaginazione per essere razionali, perché l'immaginazione è una cosa meravigliosa che ha un ruolo importantissimo anche nella scienza, l'ho accennato prima. Me ne rimane ancora una, dunque curiosità, immaginazione, direi libertà, perché secondo me essere dotati di spirito critico, quindi avere un approccio razionale, evitando diciamo di assumere per vere tutte le informazioni che quotidianamente ci raggiungono, è una condizione necessaria per essere liberi, perché chi crede a tutto quello che gli propinano è sicuramente meno libero rispetto a uno che esercita invece costantemente uno spirito critico. Benissimo, ringraziamo Silvano Fuso che ci ha presentato il suo libro Pinocchio e la scienza, come difendersi dalle false credenze e bufale scientifiche, con prefazione di Tullio Regge, Dedalo Editori. L'autore è disponibile per il firmacopie, però la prima sarà la mia. Grazie Lucia, grazie, e grazie a voi grazie tutti. Grazie a voi. Grazie ragazzi.